Nel colorato e multietnico quartiere esquilino di Roma ci si imbatte nella Porta Alchemica, simbolo dell'alchimia occidentale e unica superstite tra le cinque porte di Villa Palombara. Essa viene considerata come la più alta testimonianza della tradizione magico-alchemica europea e si dice appunto che conservi il segreto della pietra filosofale. Detta anche porta magica, porta ermetica o porta dei cieli, questa struttura in pietra conserva diverse iscrizioni di carattere esoterico ed iniziatico ed è l'unico resto dell'antica Villa Palombara edificata nella seconda metà del 600 dal marchese di Pietraforte, Massimiliano Palombara, appassionato ad esoterismo e alchimia, oltre che frequentatore della corte di Cristina di Svezia. Oggi si può ammirare la Porta Alchemica nell'angolo settentrionale dei giardini all'interno di Piazza Vittorio Emanuele II. La sua posizione originaria si trovava a circa 50 metri verso l'incrocio di via Carlo Alberto con via di San Vito, lungo un muro perimetrale che fronteggiava la Strada Felice, con Villa Palombara situata tra le antiche Strada Felice e Strada Gregoriana, l'attuale via Merulana. La Strada Felice era un rettilineo fatto costruire da Papa Sisto V nel 1588. Partiva da Trinità dei Monti, passava per Santa Maria Maggiore e proseguiva fino a Piazza Santa Croce in Gerusalemme. Nel 1873 la Porta Magica fu smontata e ricostruita nel 1888 all'interno dei giardini di Piazza Vittorio, su un vecchio muro perimetrale della chiesa di Sant'Eusebio, e accanto furono aggiunte due statue del dio Bes, che si trovavano in origine nei giardini del Palazzo del Quirinale. Sul frontone della Porta Alchemica è rappresentato il sigillo di Salomone, circoscritto da un cerchio con iscrizioni in latino, con la punta superiore occupata da una croce collegata ad un cerchio interno e la punta inferiore dell'esagramma occupata da un oculus, il simbolo alchemico del sole e dell'oro. Il fregio rappresenta un simbolo della setta dei Rosa Croce, rappresentato in molti testi del Seicento. Il triangolo con l'oculus è molto simile ad un analogo simbolo di una piramide con la punta occhiuta, che compare sulle banconote statunitensi da un dollaro, fra l'altro accompagnato da una scritta in latino Novus Ordo Seclorum, che richiama la scritta sul frontone Aureum Seculum Redivivum. I simboli alchemici lungo gli stipiti della porta seguono la sequenza dei pianeti associati ai corrispondenti metalli: Saturno piombo, Giove stagno, Marte ferro, Venere rame, Luna argento, Mercurio mercurio, Sole oro. Ad ogni pianeta viene associato un motto ermetico, seguendo il percorso dal basso in alto a destra per scendere dall'alto in basso a sinistra, secondo la direzione indicata dal motto ebraico. La porta si deve quindi leggere come il monumento che segna il passaggio storico del rovesciamento dei simboli del cristianesimo verso il nuovo modello spirituale che si stava sviluppando nel Seicento. Secondo la leggenda, trasmessaci nel 1802 dall'erudito Francesco Girolamo Cancellieri, un pellegrino, chiamato Stibeum, fu ospitato nella villa per una notte. Costui, identificabile come l'alchimista Francesco Giuseppe Borri, trascorse quella notte nei giardini della villa, alla ricerca di una misteriosa erba capace di produrre l'oro. Il mattino seguente fu visto scomparire per sempre attraverso la porta, ma lasciò dietro di sé alcune pagliuzze d'oro, frutto di una riuscita trasmutazione alchemica, e una misteriosa carta piena di enigmi e simboli magici che doveva contenere il segreto della pietra filosofale. Oggi la porta superstite di Villa Palombara presenta due serie di tre simboli planetari, ognuno di essi associato a un metallo e a un motto criptico. In alto ci sono anche due triangoli sovrapposti che formano una stella di Davide, insieme a ulteriori altri simboli. Alla loro base si legge la frase palindroma «Si sedes non is», «Se siedi non vai», che al contrario si trasforma invece in
Si non sedes, is. Se non siedi, vai. Si dice che queste iscrizioni siano state ispirate da un pellegrino che arrivò a Villa Palombara intenzionato a cercare nel giardino della tenuta una misteriosa pianta dalla magica proprietà di produrre oro. Il marchese, attratto da questo personaggio, pensò di ospitarlo nella sua dimora, ma il mattino seguente egli era sparito, lasciando lungo il suo percorso dei frammenti di oro puro e dei fogli pieni di appunti con simboli ermetici, gli stessi che si trovavano scolpiti sulla porta alchemica. Il marchese cercò inutilmente di decifrare il contenuto del manoscritto con tutti i suoi simboli ed enigmi, finché decise di renderlo pubblico facendolo incidere sulle 5 porte di Villa Palombara e sui muri della Magione, nella speranza che un giorno qualcuno sarebbe riuscito a comprenderli.